Nello scorso episodio. No, 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 no! Corri, 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 corri! Avanti, 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 vai, vai, vai! Ok! C'è un altro essere umano, fermati! Allè! Ha, arrivederci! Grazie! Waluigi time! Non c'è... Beh, è un tizio ad alto livello. Mi scusi, lei che cosa... Qual è la sua professione all'interno? Che è un dottore? Non è un dottore! No! È giardiniere! Ci si mette pure lei, dovrebbe curare le persone, invece le ammazza. Ah! No! Veloce! No! No, 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 no! Arrivederci, dottore. Ora il gioco procede a ritmi un po' più lenti. Ovviamente, sai com'è, ci stiamo avvicinando al, diciamo, alla via di mezzo barra epilogo. Cosa succede qua? Oh, chi ha dato fuoco alla stanza? Che è? Ah, 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 ok. Devo evitare di avvicinarmi alle fiamme. Piano, piano. Ah, sei stato tu? Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. Aia. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Cioè, io sono sorpreso sia dal fatto che questo qui ha veramente la... cioè, è disperato. È disperato, ha dato fuoco a tutto. E dice appunto che hanno sfruttato i pazzi per eseguire questi esperimenti. Questi esperimenti del cosiddetto War Rider, no? Ma poi soprattutto, ha i capelli! Non è uno di quei pelati classici. Oh, ottimo, dai, c'è un cambiamento, allora. Ho preso nota, fallo bruciare. Qui dentro non sono l'unica vittima. Proprio no. Ho visto un uomo lasciarsi bruciare vivo, pur di non rimanere qui. Ed è la morte più dolorosa che si possa immaginare. Posso passare per la cucina. È lì, ok. Come faccio a entrare in cucina? Allora, di qua. Perfetto. Ora, sotto. Ok. Lì non ci posso andare direttamente, quindi devo aggirare gli ostacoli. Di qua cosa c'è? Documento. Se soffri di allucinazioni, faccelo sapere. Il disordine da stress da vicinanza con patologie psichiche non è nulla di cui vergognarsi. Parla con il tuo supervisore per ricevere assistenza da parte di un consulente Markov. No, grazie. Che niente batteria, qui c'è un morto di nuovo. Ecco, questo sono io durante il periodo di quinto superiore. Come potete vedere, ero in pieno delle mie forze. Dicevo, devo aggirare l'ostacolo, quindi andando nella strettoia. Ok. Ok, ok, ok. Non c'è acqua nell'impianto, devi prima aprire le due valvole. No, dai, di nuovo, devo aprire le valvole e aprire il No, questo vuol dire che c'è ancora un inseguitore. Fisso che c'è un inseguitore, dai. Allora, bagni, caffetteria e... cosa lì, la lavanderia. Ok, quindi... No! No! Non posso chiudere la porta. Dio, dai, è tornato. Oddio. Oh, ma questo si fa tutto, cioè, questo si fa tutto il santo manicomio per venirmi a cercare. Oh, ma siamo pazzi. Mo devo affrontare coso, Cristiano, qua. Oh, sta ancora lì, fisso, è una colonna. Ah, no, sei andato, ok. Seguiamo allegramente il ritmo della marcia. Seguiamo la panza che avanza. Cristiano Ronaldo CR Ciccio. Ok. No, 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 no. Si è girato per magia.
Dai, questa è un'altra di quelle situazioni di stallo in cui o mi faccio inseguire o devo aspettare tipo 3 anni. Eccolo. Cioè, questo mi vede, mica si arrabbia, perché sa che non mi può raggiungere. Dai, basta, su. No, no. Ho avanzato per sbaglio. Bellissimo il modello. E prima diceva, voglio solo aiutarti, ma scusa, aiutami come si deve. Ok. Adesso piano, non si deve girare, non gli devo far accorgere della mia presenza. Ora, piano, 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 piano. Però sta musica non è che mi aiuta tanto a sentire, eh. Grazie. No, Dio, qua patatuono! Non c'è un altro posto in cui andare? No, eh. Oh. No! No, dai, su. No, guarda, 2:10 là, 2:11 di registrazione qua. Siamo messi bene, eh. Ma se n'è andato? Eh sì, ok. Che poi, giocando personalmente, ok. Potrei anche accettarlo, sai com'è? Bello, realistico. C'è tensione, no? Il problema è che sto registrando. No, no, no. Sì, però ogni volta questo... Aspetta, c'è l'armadietto. Ho un'idea. Ora io la tiro di qua. E poi mi nascondo nell'armadietto. Ok, lui... Ah no, lui non c'è, perfetto. Adesso quindi io posso andare avanti. In caso mi insegue, mi rinchiudo nell'armadietto. Lui se ne va. Ha sfondato una porta? Ok, ok, ok. Sono progressi. Sono progressi, dai, sono progressi. I bagni, sicuramente una delle valvole sta nei bagni. E c'è anche una strettoia, perfetto. Vai. Ok. E questa è la prima valvola, perfetto, ok. Ora, devo trovare anche la seconda. La seconda starà dall'altra parte proprio della stanza, lì, del corridoio. Tipo lì giù. Basta che non mi interrompa il signor Wario. Na 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 na
Giro, giro tondo, casca il mondo. Dai, slalom, slalom. Dai, nella fessura. Paolo ruggisce. Bestiale. Ma no, 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 no. Vai via. Perfetto, ma se io dovessi uscire, se ne accorge? Eh no. Perfetto, allora supponendo di camminare piano piano. Eccolo lì. Non devo aspettare che se ne va proprio, perché se no non mi lascia mai più stare. Ah, la montagna mobile. Vai via. A dire di fare una cosa, senti. Mi sono bello che rotto, quindi direi di... Ok. Di qua. No, dai, oddio. Dimmi che c'è qualcosa. Ok. Dimmi che sta qui la valvola. Ah, no, mi devo nascondere, mi devo nascondere. No! Chiudi sta porta del coso. Bravo. Adesso. No, però c'è l'unico armadietto qui. Vabbè, mi sgama fisso. Fisso che mi sgama. Eccolo. I'm number one. No, 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 no. Ciao. Aia. Ah, proprio così. Cioè, mi sfracella addosso al muro. One shot. Ma è pericolo. No, da capo. No, da capo. Eccolo, no, 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 no.
No, allora mi conviene prima tirare la leva da quella parte. Allora, mi nascondo qui. Perfetto. Ora devo sentire l'audio. Ok, è andato dritto. Ah! No! No, no, no! E niente. Mi hai sgamato. Wow! Non mi ammazzare! Oh, e mi ammazza. Devo essere paziente. Non mi devo far prendere dalla fretta. Tra l'altro sto morendo di caldo, quindi accenderò il ventilatore. Senti, me la rascio. Destra. Oh, ha funzionato. A volte è meglio rasciare che aspettare troppo a lungo. Guarda, allora apro subito questa, tiro subito la leva e evito di nascondermi dentro a quell'armadietto, perché tanto so che quello è il primo posto in cui va a cercare. Allora, la porta è quella, quindi preferisco usare questi due armadietti qui. Quasi sempre quando ci sono due armadietti vicino lui sbaglia. Da dove ho fisso che arriva qui, guarda. Ecco, eccolo lì. Parte il trombone. No, 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 no. Eccolo. Ma viene dritto qua. No. Dai. Non c'è il naso, non senti il mio odore. Bravo, vai via. Sinistra. Ok. Cioè, ma poi a dimagrire un po', no? Con tutta la corsa che fa. No. Dov'è, dov'è, dov'è? Non riesco a localizzarlo. Dai, verso i bagni, verso i bagni, verso i bagni. Eccolo! Perfetto. Stava in fondo, vero? Eccolo lì, sì, stava in fondo. Ok, adesso la seconda leva. E poi basta tornare all'ingresso. Ottimo, dai, questa strategia è andata molto meglio rispetto a prima. Quindi prima devo fare quell'altra e poi quest'altra. Ok, perfetto. Logicamente. Ora, devo aprire la valvola generale là. E mo vedo se mi fa tornare indietro. No, ma vuoi vedere che adesso lui se n'è andato a destra invece che dritto? Guarda, io sono pronto a scommetterci, come ha detto prima Miles, le dita restanti. Guarda, eccolo lì. Vedi, puntuale. Lui sa i miei obiettivi. E prontamente si mette a fare la guardia. Tiè, guarda, Buckingham Palace. Burger Palace. Uè. Wario for the win. Vai dritto. È fatto, sembra un lecca-lecca dalla consistenza. No, 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 scherzavo. Che è successo alle ombre, oddio? Sembra una mappa tematica, sai com'è? No, se ne va a destra. I momenti di stallo, veramente, come nelle Battle Royale. No, che mi fanno impazzire. Questo mi costringe a stare qui, perché so che lui è lì. Oddio, aspetta, aspetta, forse mo ce la faccio. Piano, non ti girare per magia. Non fare il mago Sylvan. Vai lì, bravo, bravo. Guarda, mi manca già Trager. Almeno era gentile. Perfetto, sono andato. O sei qui, mister? Perfetto. Cerca Padre Martin all'esterno. Perfetto, acceso l'impianto antincendio a quanto pare. Non si vede niente. Ah, ho spento pure l'incendio che quel poveraccio aveva appiccato prima. Allora, ma aveva detto che devo uscire dalla cucina. Prima la cucina non era accessibile. Stava... no, non stava da questa... dove stava la cucina? Ah, eccola lì. Ah, giusto così, no? Ah, ma era quello di prima. Vabbè, giustamente si è arrabbiato perché gli ho spento l'incendio. Sai com'è? Te possino. Ma serviva urlarmi in faccia in quel modo? No, poteva tipo arrivare e dire: mi scusi, lei ha spento l'incendio senza chiedere. Come si permette e basta. Ok, posso andare solo di qua. Allora. Qui mi sa che non si può andare. No, assolutamente no. Ma figurati, guarda. Allora, qua un'altra carrozzina. E sono arrivato. Oh sì. Cioè,
Veramente posso uscire senza che nessuno, insomma, mi acchiappi da dietro? Un momento che prima voglio vedere. Ah, quello è il poveraccio che prima era cascato dall'alto. Ah, che ricordi. Allora, secondo me uscire potrebbe essere una scelta abbastanza rischiosa e sbagliata, soprattutto dopo aver sentito quel verso. Ecco un documento. Rifugiamoci nella calma dei documenti. Estratto dal programma MK Ultra. Programma MK Ultra. Documento Chiamori 140401, pagine 159. Ah, sono estratti, ok. Archivio ricerca speciale Bluebird 1. Problema generale. Negli ultimi mesi, Bluebird ha fatto tutto il possibile per stabilire attraverso ricerche, studi e pratica quale possa essere, se esiste, il valore delle tecniche sì, sonno indotto, e i, ipnosi, se applicate alla guerra e ai problemi specifici dell'agenzia. 3. Possiamo creare una suggestione post-I, quindi post-ipnosi, per far compiere a una persona delle azioni contrarie ai suoi principi morali? Ah, è una domanda. Possiamo creare una suggestione per costringere una persona, un elemento a fare una cosa che gli diciamo noi? 7. Possiamo garantire l'amnesia totale in qualsiasi condizione? 8. Possiamo alterare la personalità di un individuo? Per quanto tempo? 17. Quali sono i dettagli completi della macchina per indurre il sonno? Queste sono domande per fare i vari controlli su questo famosissimo esperimento di cui si è sentito tanto parlare. Bene. Ah, si può aprire, ok. Non me lo sarei mai aspettato. Ho visto bene? No, sembrava una batteria perché lampeggiava. Magari ci fosse una batteria. Di qua? Cioè, seriamente è inutile sta stanza. Oh, non c'è niente. Veramente, oh. Cioè, serviva soltanto per farti entrare qua e basta. Allora, questa è l'uscita. Cerca Padre Martin. No, ma come? Cioè, cerca l'uscita. Altro che Padre Martin. Ma chi se ne frega di Padre Martin? È già una brutta situazione. Ok, non si vede niente. Lì in fondo c'è qualcosa che lampeggia. C'è gente con la torcia dentro all'edificio. Lì c'è un capanno. Aspetta, eh. Veramente... Se adesso dobbiamo andare in esterna con la pioggia, al buio... Cioè, buonanotte. Cos'è? Cos'è? Che è una scorreggia? Non si vede più niente. Oddio. E vabbè, per vedere quell'affare sono finito nella fontana. Adesso mi fanno la multa. Ma che era quella roba? Oh. Oddio. Ok. Ok, anche qui fuori qualcuno, e quel qualcuno è Chris, è arrivato e ha fatto strage di cuori. Oh, un documento così a caso, bene, non si sarà rovinato, no. Non so nemmeno il tuo nome, ma ho iniziato a pensare che sei sangue del mio sangue, il mio Paolo. Spero non ti dispiaccia, e spero che non ti crogioli nella vanità dell'autocommiserazione, la paura che le nostre sofferenze siano maggiori di quelle degli altri. Tutti dobbiamo soffrire. E tu sei quasi alla fine. L'unica via per il cielo passa attraverso la croce. E ogni uomo ha bisogno di un altro che lo aiuti a conficcare i chiodi. Io sono qui per te. Ti aspetto. Ti aspetto. Sembra che sto a fare l'abbia scritto Padre Martin dalle parole, insomma. Intanto No, è tornato il coso, ma che è? Oh. Vabbè, cioè non ci sto a capire una mazza. Allora, no, i luoghi bui e dispersivi li odio con tutto me stesso, niente. Ma dove devo andare? Cerca Padre Martin, dove sta quel buffone? Mi pongo un obiettivo, poi spengo la torcia, la visione notturna, perché sennò qua finisco le batterie. Vado piano e accendo mano a mano, ci sono i piccioni. Ma qui c'è seriamente il pericolo che accendo e mi ritrovo qualcuno davanti. Fisso. Oddio, la situazione fa schifo. E qui è da dove sono uscito. Ma allora che cavolo devo fare? Vado dritto per dritto, senti. Così. Avanti. Qui c'era il tizio sulla panchina. La musica si fa pesante. E io ritorno qui, ma... Qui non mi fa entrare.
di là neanche. Ma io seriamente devo sprecare tutte le batterie perché non so da che cavolo di parte andare. Ma mi scusi, è tutto sbagliato, questa zona è tutta sbagliata. Cavolo, devo un attimo orientarmi, perché se no qua c'è il rischio veramente che finisco le batterie. Io non voglio. Forse di là. Forse di là, dai. Dio santo, gli ambienti dispersivi quanto li odio. Cioè, alla pari dei livelli sottomarini. Ah no, c'è la porta. Scemo io. Chiudi. Oh, nella baita. Ok, c'è qualcosa. E la chiave. Perfetto. La chiave per accedere al capanno della manutenzione. C'è una batteria per caso? Sai com'è? Per facilitarmi un attimo la missione. No? Ti puzza l'idea di fornirmi una batteria? Beh, mi sa di sì. Allora. No, è tornata a scureggia. Guarda, ironicamente sarei dovuto uscire dal manicomio e andare a sinistra. Ho perso tutto quel tempo, eccolo lì il capanno. Apri sta grata. Per carità, ok. E niente, sono dovuto rientrare al manicomio. Cioè, è riuscito tanto bene. No, devo andare a cercare Padre Martin, là. Però Martino Campanaro, il cosplayer migliore del mondo. Sto finendo la batteria. Permesso!